Allora, sono, per chi non lo sa, Maarten van Aalderen, presidente dell'Associazione Stampestra. Benvenuti a tutti. Benvenuti in modo particolare naturalmente a Matteo Salvini, che è segretario della Lega Nord, come sapete, anche parlamentare europeo. E Salvini ci teneva ad essere qui per fare la conferenza stampa. Vedo vari giornalisti stranieri qui della Stampestra anche, parte colleghi italiani, perché Salvini vuole un'Europa diversa, di questo dirà qualcosa. Sì, scusate. Lui vuole un'Europa diversa, poi sarà lui a dirlo, in vista delle elezioni europee di maggio e anche una nuova, lavora anche una nuova coalizione europea che non penso sarà molto favorevole all'euro, insomma. Però voglio dare la parola a te e poi dopo andiamo alla domanda. Prego. Grazie, ci sono anche i nostri presidenti di gruppo alla Camera, Giancarlo Giorgetti, e al Senato Massimo Bitonci. Io parlo due minuti perché capisco che oggi il mondo graviti intorno all'incontro Letta-Renzi e quindi ci scusiamo se disturbiamo questo momento di alta politica, però era organizzato e quindi non ce la siamo sentita di annullare la nostra presenza nel nome della guerra interna al PD. Un'altra Europa sicuramente sì, per la prima volta la Lega fa e farà parte di un'alleanza europea non contro l'Europa, non euroscettica, ma ci riteniamo gli unici e gli ultimi europeisti sinceri rimasti per un'altra Europa. Noi cominciamo domenica da Firenze un Basta Euro Tour in cui documenteremo come fuori dall'euro riparte il lavoro, ripartono gli stipendi, riparte l'agricoltura, riparte il commercio, quindi pensiamo a un'altra Europa. Senza vincoli folli, senza parametri che bloccano i nostri comuni e poi portano alle alluvioni, perché il patto di stabilità impedisce ai sindaci di spendere i soldi che hanno in cassa per mettere in sicurezza i fiumi e poi contiamo i morti. Quindi un'altra Europa fondata sul lavoro e sulle persone, non sulle banche e sui lavoratori a tempo determinato. Quindi gli accordi con Marine Le Pen, con Geert Wilders, con la FPÖ, con gli svedesi, con i finlandesi, con i danesi, con i fiamminghi, sono assolutamente in fase avanzata e puntiamo a portare in Parlamento europeo la visione di un'Europa fondata sul lavoro. E quindi tutti i sondaggi temuti da Bruxelles dicono che i cittadini da questa parte stanno andando e quindi è questa la sede dove portare questo tipo di battaglia. E domenica a Firenze cominceremo un tour che poi toccherà Milano, Bologna, Genova, Padova, Torino, in cui smonteremo una per una tutte le euro menzogne che dicono l'euro è irreversibile, non se ne esce, la morte è irreversibile, tutto il resto si può ridiscutere. L'euro è una moneta che ha massacrato le nostre economie e quindi si deve ridiscutere. Stamattina poi, tornando a temi più italiani ma comunque di rilevanza europea, abbiamo depositato i quesiti per 5 referendum su cui cominceremo non oggi, però entro la fine del mese di marzo a chiedere 3 milioni di firme ai cittadini italiani per l'abrogazione della legge Merlin. Per inciso, visto che noi non siamo pregiudizialmente contro nessuno, se il prossimo Presidente del Consiglio si chiamasse Matteo Renzi, non passando dal voto, però in Italia ormai pare che il voto sia un di più, noi andremo a vedergli le carte in mano e chiederemo di portargli le nostre proposte e magari ci stupirà e le accoglierà e allora agiremo di conseguenza. Cioè questa mattina abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, anche in questo caso ci hanno detto ce lo chiede l'Europa, è stato un disastro. Abrogazione della legge Merlin, quindi regolamentazione e tassazione della prostituzione. Abrogazione delle prefetture come ente inutile e costoso e della legge Mancino sui reati di opinione, e questa è un'altra battaglia europea perché dal nostro punto di vista le idee, anche le più assurde, non si processano ma si contestano. E poi l'ultima norma alla Svizzera, per semplificare, chiede che siano solo i cittadini italiani a poter partecipare ai concorsi pubblici della pubblica amministrazione, abrogando una norma approvata dal Parlamento in agosto che invece anche apre a chi non ha la cittadinanza italiana la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici. Quindi sono quesiti non solo italiani ma europei per alcuni punti di vista su cui sfidiamo il prossimo Presidente del Consiglio, comunque si chiami, a confrontarsi con
con la Lega. Questo è il senso, la battaglia europea. A Bruxelles stiamo già preparando un programma comune su alcuni macro temi, quindi fuori dall'euro l'economia riparte, stop all'immigrazione incontrollata, stop al fanatismo islamico, quindi con l'asse con gli altri movimenti europei si basa fondamentalmente su questi presupposti. Ritorno alle sovranità nazionali, io preferisco dire regionali, di alcune competenze su tutte l'agricoltura e il commercio, che sono due dei settori più massacrati dalle politiche folli dell'Unione Europea, e quindi su questo contiamo di essere maggioranza nel prossimo Parlamento Europeo. Va bene. Se ci sono domande, sì, allora, siamo non da solo ma in tre a rispondere, visto che quelle che erano urgenze fino a ieri, come la legge elettorale, non sono più urgenze come d'incanto. Qui c'è una prima domanda del collega norvegese, non so se c'è qualcuno del personale che può dare il microfono. C'è Paolo? Ecco, c'è qui il collega norvegese qui davanti che ha una prima domanda. E poi dopo c'è Peter Löwe della Svezia. Le prime domande sono molto più nordiche rispetto a... Molto bene, molto bene. Ah, lì c'è l'altro. Okay, buongiorno, ecco. Sono Simen Ekan dalla stampa norvegese. Lei buongiorno. Ha nominato i danesi sì. Adesso, ma di quello che sapevo i danesi non vogliono assolutamente essere associati a Le Pen e a Geert Wilders. Almeno qualche mese fa era così. Hanno cambiato opinione a Dansk Folkeparti o è rimasto come era? Cioè, per loro è un problema, per voi non è un problema essere associato con Le Pen e Wilders? Assolutamente no, ma le opinioni cambiano in fretta non solo a Roma ma anche all'estero, evidentemente. Anche gli inglesi fino a poco tempo fa non ne volevano assolutamente parlare, e io penso che poi alla fine il gruppo per costruire un'altra Europa sarà molto più ampio di quello che si dice oggi. Io ho conosciuto Marine Le Pen, è una Le Pen diversa dal padre, si occupa molto di più di lavoro e di diritti e molto meno di temi di cui si occupava il papà, e quindi penso e conto, faccio un esempio, al nostro congresso è venuta come ospite e senza intervenire ma per ascoltare la delegazione svedese che sta valutando, sta approfondendo, sta studiando, quindi noi non vogliamo costringere niente, nessuno a far nulla. Io penso che però io spero prima delle elezioni che il fronte per un'altra Europa sia il più vasto possibile. Ho conosciuto, siamo in gruppo con il deputato danese in questo momento nell'IFD, e penso e spero che si potrà fare un percorso comune prima e dopo le elezioni, perché comunque sia la Le Pen che Wilders, conoscendoli, non sono assolutamente i mostri di cui si parla, anzi i mostri in Parlamento Europeo sono altri, quindi spero che anche tutta la rappresentanza del Nord Europa, dalla Finlandia, quindi il movimento dei veri finlandesi, alla Svezia, alla Danimarca, faccia parte di questo fronte per un'altra Europa. Poi ognuno mantenendo le sue specificità interne. Noi siamo federalisti, anzi indipendentisti, la Le Pen a livello centrale nazionale francese è statalista e nazionalista, però la macro battaglia è per costruire un'altra Europa. Poi ognuno a livello locale coniuga le sue battaglie come crede. Spero che ci saranno anche i danesi. Io sono ottimista da questo punto di vista. Penso che rimaniamo in Scandinavia. Sì, sono Löwe Dagens Nyheter di Stoccolma. Volevo chiedere qualcosa sull'immigrazione e su questo primo punto, che è la difficoltà dei concorsi. La logica di questo dovrebbe dunque essere che dovrebbe diventare più facile a diventare cittadino italiano. Invece in Italia è estremamente difficile. Bisogna stare aspettare 15-20 anni, avere residenza a Roma e un lavoro e una dichiarazione di reddito a posto per diventare cittadino. Volevo dunque chiedere come lei vede la questione di immigrazione. Roma è pieno di baraccopoli, ma non, come dice lei, di immigrati clandestini, gente che ha ottenuto asilo, diritto di asilo politico o stato di profugo o di protezione dall'organo delle Nazioni Unite, insomma. E poi volevo dire un pochino generico, perché vedo una Lega, da quanto lei è leader, più aggressiva su queste questioni. Qualcuno direbbe una politica forse un po' razzista contro gli immigrati. Io ricordo che la Lega è il movimento che ha eletto il primo sindaco di colore in Italia, attualmente sindaco a Viggiù, è il primo assessore di colore in Italia,
che è africano ed è assessore alle politiche sociali del comune di Spirano in provincia di Bergamo, Tony Iwobi, che abbiamo candidato alle elezioni regionali. Mi piacerebbe si candidasse, io ripeto, le autonomie non spetta a me decidere, anche alle elezioni europee, per dimostrare che nel 2014 solo un cretino distingue una persona in base al colore della pelle. Quindi non è questo il problema è quello numerico. 4 milioni di disoccupati ci portano a dire che non c'è più spazio per un solo ingresso programmato regolare. Gli stranieri che sono già qua e sono integrati sono i benvenuti. Per i profughi ci mancherebbe altro, qua ci sono normative internazionali su cui non possiamo e non vogliamo intervenire, anche se ricordo che è poco più di un terzo la percentuale di coloro che fanno domanda e poi a cui viene riconosciuto il diritto di asilo. Quindi i due terzi dagli enti preposti non sono riconosciuti come profughi, e questo è un problema numerico non indifferente. I concorsi pubblici, quanto vale oggi la cittadinanza italiana? Non so se la mettiamo su eBay quanto la pagano. Uno dei pochi requisiti che sono rimasti, due, gli ultimi due sostanzialmente che differenziano il cittadino dal non cittadino, sono il diritto di voto e il diritto di partecipare ai concorsi pubblici. Se togliamo questi due diritti, la cittadinanza italiana vale 2 euro probabilmente, e quindi è una nostra presa di posizione politica che alcuni diritti vadano ai cittadini. La Costituzione prevede che al 18° di anno di età chi vuole diventa cittadino italiano. Le posso assicurare che, conoscendo io a Milano, ci sono quasi 200.000 cittadini stranieri, quindi ormai Milano è città multietnica di fatto. L'ultima delle preoccupazioni della stragrande maggioranza di questi cittadini sono il diritto di voto e la cittadinanza anticipata. Sono battaglie politiche e ideologiche della sinistra che non interessano agli stranieri in primis. Quindi poi sondiamo gli italiani, e se gli italiani diranno che invece ai concorsi pubblici possono partecipare tutti, anche coloro che non hanno ancora la cittadinanza, ne prenderemo atto. La cittadinanza è l'unico modo per questi di andare via dall'Italia, se vorrebbero, visto che la Convenzione di Dublino costringono di rimanere. La Convenzione di Dublino è una delle convenzioni che andrebbero cambiate, perché non ha senso, e quindi fa parte del pacchetto di un'altra Europa. Siccome è gente che magari non vuole neanche rimanere in Italia, dovrebbe essere reso loro possibile di andare dove vogliono. Su questo sono perfettamente d'accordo. Prossima domanda a Michela Terroni, dell'agenzia austriaca. Buongiorno. Visto che Renzi parla tanto di riforma del titolo quinto, c'è il pericolo che le autonomie in qualche maniera vengano messe in discussione, che le competenze delle regioni a statuto speciale siano minacciate? Assolutamente sì, l'ha detto. Non è un pericolo nascosto, l'ha detto, bisogna mettere a dieta le regioni, come se il problema dello Stato italiano fossero le autonomie locali. Quindi sicuramente le regioni a statuto speciale rischiano, sono le prime a rimetterci, e quindi province di Trento e Bolzano e Val d'Aosta sarebbero le prime a rimetterci. E secondo me è follia, perché se uno gioca al ribasso toglie l'autonomia a chi se l'è conquistata. Noi puntiamo alto, noi invece vorremmo che Lombardia, Veneto e Piemonte arrivassero all'autonomia. Questo è un altro discorso. Noi il 1° marzo faremo 500 gazebo in tutto il Veneto per raccogliere firme a sostegno dell'indipendenza del Veneto. Quindi qualcuno vuole riaccentrare tutto quanto, noi pensiamo invece a un'Europa che riconosce le autonomie e le identità. E su questo appunto vorrei confrontarmi con Renzi, perché la riforma che sulla carta elimina le province non elimina nulla e fa spendere 2 miliardi di euro in più ai cittadini italiani creando le città metropolitane. Quindi non vorremmo che ricentralizzando si spendesse di più invece che spendere di meno. Eusebio, prego. Sì, buongiorno, sono Eusebio Val del quotidiano L'Avanguardia di Barcellona. Molto bene. Due domande. La prima, lei dice che è possibile smontare l'euro, ma come si fa? Ogni paese torna alla sua moneta? Non ci sarebbe il pericolo di una tempesta monetaria, di una svalutazione terribile di alcune monete? Come si fa questo? E la seconda domanda nella mia regione, la Catalogna, che come lei sa c'è un processo secessionista adesso, la Lega appoggia questo, ma c'è il problema che è un alleato o un ammiratore un po' scomodo per i secessionisti catalani che non vogliono essere associati. C'è stata una polemica quando Maroni ha visitato Barcellona, molte proteste, perché i secessionisti catalani vogliono rimanere nell'euro, questo è chiaro.
Allora, e non gli piacciono alcune posizioni della Lega e delle Pen. Allora, come prima smontare l'euro, e l'altra questione è la relazione con i secessionisti catalani. Grazie. Grazie a lei. Io ero a Barcellona lo scorso weekend, ho visto dei manifesti stupendi, una raccolta di firme, ho anche firmato peraltro al Gazebo, perché potevamo firmare tutti, per la petizione per il referendum per l'indipendenza. L'anno prossimo voteranno sia gli scozzesi che i catalani, e noi facciamo il tifo per gli scozzesi e per i catalani, rispettando la loro libertà di scelta e rispettando i loro punti di vista e le loro simpatie e antipatie. La Lega all'estero è venduta come un movimento xenofobo e razzista, mi sento tutt'altro che xenofobo e razzista, quindi probabilmente se fossi un cittadino di Barcellona che si informa solo con i mezzi di informazione a disposizione e non navigo in rete, potrei avere le stesse antipatie di cui parlava lei. Invece io ritengo che la Lega sia autonomista, e chiunque sia indipendentista e autonomista non può essere razzista, perché diverso è bello, la diversità è bello. Voi avete la fortuna di avere una lingua comune che per noi è di là da venire, quindi facciamo il tifo sia per Glasgow che per Barcellona, che avrebbero solo da guadagnarne a un'accentuazione delle loro identità locali, e speriamo che il Veneto sia la prossima realtà a votare un'iniziativa di questo genere. Sull'uscita dall'euro, sulla svalutazione, in questi 12 anni abbiamo fatto i conti, la svalutazione è stata del 100%. Cioè, mi dicono fuori dall'euro si rischia, ma abbiamo già rischiato tutti i rischi possibili. Il valore degli appartamenti in Italia è diminuito dell'80% negli ultimi anni con l'euro, quindi la disoccupazione è ai massimi storici dal dopoguerra, quindi prendiamo atto del fatto che peggio di così, almeno in Italia, non può andare. Sulla via d'uscita ci sono due o tre soluzioni diverse: o la sovranità monetaria lasciata ai singoli stati, o un euro a due velocità per aree economiche omogenee. Maroni sta lavorando all'euro regione alpina, perché noi ci sentiamo totalmente Europa, non vogliamo uscire dall'Europa, anzi riteniamo che l'euro sia la morte dell'Europa. Quindi se lei mi chiede cosa c'è dopo l'euro, ci sono almeno tre opzioni possibili: c'è il ritorno alle monete nazionali, c'è un euro a due velocità, o ci sono diverse monete per aree economiche omogenee. L'importante è quantomeno cominciare una discussione seria sull'euro, visto che fino all'anno scorso anche il solo mettere in discussione l'euro comportava il ricovero in ospedale psichiatrico, mentre invece è importante già aver aperto il dibattito, e gli ultimi dati dicono che per la prima volta nella storia la maggioranza assoluta dei cittadini italiani è disponibile a mettere in discussione l'euro. Quindi vuol dire che la battaglia che ha cominciato la Lega da sola adesso è una battaglia maggioritaria in Italia. Sulla via d'uscita poi vedremo quale delle tre soluzioni sarà la più indicata. Tom Kington, prego. Eccomi qua. Sono Tom Kington del Los Angeles Times. Si parla quindi della fine di questo governo, un cambio almeno, e volevo tornare al dibattito che c'è stato fra lei e il ministro Kyenge. Se il lavoro di Kyenge come ministro è alla fine, volevo chiedere a lei un'opinione su tutto, se lei è riuscito a concludere qualcosa o ha fatto solo danno o che cosa. Ma fortunatamente non ha fatto nulla, nel senso che se finisce il lavoro del ministro Kyenge, la fortuna dal mio punto di vista è che ha parlato tanto ma ha fatto niente, e quindi non ha concretizzato una sola delle sue battaglie: lo ius soli, la cittadinanza, il diritto di voto, la stessa cancellazione della Bossi Fini. Adesso se salta tutto probabilmente viene ridiscussa, quindi per nostra fortuna il lato negativo è che ha fatto il ministro per un anno facendo sostanzialmente il tour operator, girando tutta Italia parlando di profughi e di accoglienza, essendo tanto impegnato a parlare non ha prodotto un atto legislativo che fosse uno, e quindi meglio così. Speriamo che, anzi, sul tema dell'integrazione metteremo volentieri a disposizione del prossimo Premier le nostre competenze, perché secondo le stime dell'Università Bocconi le città che meglio integrano gli immigrati regolari evidentemente sono le città del nord, segnatamente Verona e Varese, e quindi sono casualmente due città amministrate dalla Lega da tanti anni, quindi penso che di integrazione seria, non a parole, siamo titolati a parlare.
Prego, domanda. Speriamo che ci sia un altro ministro, o se ancora lei parlerà per un altro anno, faremo una ragione. Jean-Baptiste Venditti della Radio Televisione Svizzera. Come si posiziona rispetto al risultato del referendum di questo weekend, rispetto anche ai 60.000 italiani che lavorano nel Ticino, e se pensa che per lei è un segnale, per la Lega, un segnale a poche settimane delle elezioni europee? Ma io invidio gli svizzeri perché possono votare sempre, comunque, su qualunque tema, e quindi quando votano i cittadini è sempre una buona notizia, e questo risultato mi ha riempito di gioia, perché evidentemente non siamo i soli a pensarla così. I 60.000 frontalieri non corrono alcun tipo di rischio, ce ne stiamo occupando da mesi, anzi semmai il rischio che corrono a Roma, visto che da parte dello Stato italiano c'è il tentativo non ancora sventato di fregare circa 300 milioni di euro di contributi da loro versati per usarli a ripianare altri debiti, quindi il rischio per i frontalieri è a Roma, non è a Berna. Detto questo, con il voto comincia un percorso lungo che sarà accompagnato dal governatore Maroni. Il nostro obiettivo è non perdere un posto di lavoro, anzi acquisire qualche diritto in più. Vedo che anche qualche esponente di sinistra sostiene la richiesta della Lega, che penso abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato, di avere una zona franca di confine per avere un abbassamento fiscale, per poter competere con la fiscalità svizzera. Quindi secondo me i frontalieri avranno solo da guadagnarci. Ci sono altre domande? Ewout Kiekens, Unione Connazionale, prego. Sì, sono olandese, sono Ewout Kiekens, Reventoris Dagblad. Olanda, non può mancare una domanda su Wilders, certamente. Può confermare che lui sta nell'alleanza vostra? E secondo, ha detto che non è un mostro che tanti lo vedono. Dimmi, com'è come persona personale in confronto di lei? Mi è piaciuto molto. Lui è anche liberal, ma il bello di questa alleanza per un'altra Europa è che confronta provenienze, culture e idee diverse, quindi su alcuni temi relativi alla famiglia e ai diritti in Olanda ci sono alcune posizioni che non sono nostre, ma è bello il confronto anche su questo. E ho visto che poi in Olanda, non ricordo chi ha fatto uno studio sulla convenienza di uscire dall'euro nell'arco di 10 anni, sulla ripartenza dell'economia, quindi lo ruberemo e lo adotteremo come nostro. Parte del gruppo assolutamente sì, soprattutto sulla difesa delle identità, delle lingue, delle culture locali, e anche sul fronte, fra virgolette, religioso, nel nome della libertà di religione, che non è libertà di invasione. Sono assolutamente d'accordo con tutte le prese di posizione di Geert Wilders da questi punti di vista. Dico per informazione che secondo i sondaggi in Olanda sarebbe il partito largamente più votato. Ah sì? Se si facessero adesso le elezioni, secondo i sondaggi sarebbe largamente il partito più grande. Bella, le pene adesso avanti in Francia siamo noi quelli un po' più... Questo lascio agli italiani un po' più indietro. Buongiorno, Laure Brumont dell'agenzia francese di stampa. Vorrei parlare del Marine Le Pen con lei. So che avete pranzato qualche volta, che si siete d'accordo con il programma. C'è un sondaggio che è uscito stamattina che dice che un terzo dei francesi sono favorevoli alle sue tesi, e vorrei sapere che ne pensi un po' di questo, e che quali sono il punto comune tra lei lei, la signora Le Pen, ci sono delle differenze. Grazie. Guarda, il punto ci siamo scambiati i reciproci libretti. Il nostro uscirà domenica a Firenze, Marine Le Pen e Front National ne hanno fatto sull'uscita dall'euro. Quindi ci stiamo scambiando idee, prospettive, manifesti, slogan per magari prendere qualcosa a noi e consigliare qualcosa a loro. Quindi i due punti di assoluta sintonia sono un'altra Europa che non prevede l'euro e non prevede i vincoli di Bruxelles, e la lotta all'immigrazione. E un altro punto che mi sento di avere in condivisione è la sua battaglia prioritaria sul lavoro contro la disoccupazione. La battaglia principale della Lega oggi, il primo punto che la Lega porterà al tavolo di chiunque sarà il prossimo Presidente del Consiglio, è lavoro e disoccupazione. Tutti gli altri temi vengono dopo. La differenza a livello di
Stato-nazione è evidente, Marine Le Pen è per statalista e nazionalista, noi invece sosterremo un referendum per l'indipendenza del Veneto, quindi noi abbiamo una sensibilità sulle autonomie locali che evidentemente in Francia è diversa, però il macro nemico viene prima delle esigenze locali. Prego. Buongiorno, sono Mojca Širok della TV slovena di Lubiana e volevo sapere, a parte le elezioni europee, la Lega si sta preparando anche alle eventuali elezioni parlamentari in Italia nel prossimo futuro e se che coalizioni farà, come correrete e quali saranno le vostre decisioni per queste elezioni? La Lega è sempre pronta, temo che non ci saranno per i prossimi anni elezioni politiche a livello nazionale, questo penso porti l'eventuale arrivo di Renzi alla presidenza del Consiglio, ammesso e non concesso che ci saranno altre elezioni politiche nei prossimi anni, perché si potrebbe anche decidere, non mi stupisco più di nulla. Ad oggi la Lega alle elezioni europee si presenta da sola, evidentemente, perché il sistema è proporzionale. Noi non ci sentiamo vincolati a niente e nessuno ad oggi, siccome secondo me non si voterà a breve, valuteremo anche col resto del centrodestra se vale la pena fare un certo tipo di percorso insieme oppure no. Altro paio di maniche sono le elezioni in Piemonte, che per decisione dei giudici a scoppio ritardato dopo 4 anni ci saranno in primavera, lì contiamo e puntiamo a rivincere come centrodestra. A livello nazionale, se io dovessi scegliere oggi pomeriggio, direi che siamo da soli, liberi e forti, senza legami con nessuno. Se siamo da soli, liberi e forti, l'ultima delle nostre preoccupazioni è l'UDC, onestamente. Quindi se è necessario, diciamo, coalizzarsi. Se l'UDC diventa indipendentista, anti-euro e per mettere dei freni all'immigrazione, facciamo l'accordo domani mattina, altrimenti è difficile. C'è un'altra domanda di Petula, prego. Sì, due brevi domande. Dunque, abbiamo sentito che lei non è né razzista né xenofobo, però nel suo curriculum ce lo ricordiamo ovviamente la proposta del bus a Milano quando lei era consigliere sui bus riservato ai italiani e altri ai immigrati. Che cos'era? Uno scherzo, un burlesque? No, no. E la seconda cosa, volevo chiedere un giudizio che in Svezia abbiamo elezione, come vede i democratici svedesi? Non so quando conosce, però so che una delegazione è venuta alla sua elezione, seguita da Kjante Kerut. Grazie. Condivido buona parte della politica interna svedese dei democratici, quindi spero che abbiano successo, il successo che si meritano. Quella roba dei bus, le dichiarazioni di Matteo Salvini, consigliere comunale, erano testuali. Avanti di questo passo non vorrei che ci fossero dei posti riservati agli italiani e alle donne incinte sulla metropolitana. Quindi questo è. Poi fu trasformata in un Salvini vuole posti riservati per gli italiani e le donne incinte. No, ho detto avanti di questo passo, se non poniamo un limite rischiamo di finire così. Quindi sono due cose diverse, anche perché Milano, ripeto, noi solo a Milano abbiamo quasi 200 cittadini stranieri iscritti alla Lega, sudamericani, russi, africani, cinesi, cioè, e quindi non essendo masochisti puntano però anche loro a controllarla. L'immigrazione va controllata. Il quartiere più bello di Milano quando ero piccolo era Chinatown. Io quando ero piccolo con i miei genitori andavo a fare shopping in Chinatown in via Paolo Sarpi perché la presenza cinese era bella, era diversa, però era minoritaria. Oggi Chinatown è un quartiere off limits in mano alla comunità cinese, lì non c'è più integrazione, lì c'è sopraffazione, quindi è un'altra roba. La contaminazione è bella quando è numericamente contenuta, altrimenti è caos. Un'altra domanda di Michela. Sì, mi scusi, volevo chiedere a che punto sono gli accordi di collaborazione con la FPÖ in Austria. So che... Ottimi, ci siamo visti a cena anche settimana scorsa e sono persone stupende. Abbiamo incontrato Andreas Mölzer, Franz Obermeier, Christian Strache. Faremo alcune iniziative comuni anche sul confine italo-austriaco e quindi la collaborazione è assolutamente ottima. Faremo in campagna elettorale per le elezioni europee alcune iniziative insieme, politiche, stiamo decidendo dove, per dare un segnale, siccome lo spauracchio di chi è contro questa coalizione è che se si ritorna alle patrie si rischia le guerre, i conflitti, la prima guerra mondiale, invece l'Europa fortunatamente queste guerre non le conoscerà più e
simbolicamente con i francesi, con gli austriaci, con gli stessi olandesi faremo alcune iniziative comuni di fratellanza, di pace, di orgoglio, e quindi saremo presto in Austria. Altre domande? Niente? Allora, molto felice.